Buongiorno, ho una bellissima poltrona e la metto qui per fare la figa principalmente. Allora, la mia fotocamera non esiste più purtroppo, quindi dovrò arrangiarmi e filmare con il telefono, quindi spero non vi dia fastidio. Se non mi sbaglio, comunque la qualità è abbastanza decente e anche il suono non dovrebbe essere male perché essendo molto presto non dovrei avere vicini che fanno casino o altri suoni strani attorno. Quindi sono struccata, ci trucchiamo insieme oggi un po' un Get Ready With Me e dove parlerò dell'università e principalmente di come mi sono sentita in questi ultimi, in questi mesi di dottorato, soprattutto la mia crisi avvenuta a marzo e soprattutto cosa vuol dire fare l'università a un certo punto quando nessuno dei tuoi amici fa più l'università, lavorano e quindi they don't care anymore about what you're doing, perché appunto essere all'università dopo i 30, it's not a big deal. Non è più un rito di passaggio, diciamo. Bene, prima di cominciare, se siete nuovi qui, ciao a tutti, io sono Doina. Se invece mi seguite da un bel po', grazie di essere ancora qui. In questo canale parliamo un po' di tutto, è iniziato col Canada, poi siamo passati alla sostenibilità, ma insomma cerco di portare contenuti diversi. Sono stata assente per un po' di tempo, quindi sto cercando di recuperare, diciamo, adesso questo canale, sperando che possiamo tornare attivi come prima, perché a me YouTube piace veramente tanto. In descrizione potete trovare vari link utili, i miei social, potete trovare il mio link affiliato con la Wild se vi possa interessare e anche il mio shop Etsy perché ho uno shop Etsy dove vendo principalmente pezzi vintage. Alcuni pezzi erano miei direttamente dal mio guardaroba, altri invece vado a cercarli io. Sapete che io non sono molto brava a truccarmi, vabbè ci provo però. Perché devo prepararmi? Perché oggi vado a fare una grande giornata di studio con la mia compagna di università, perché stanno arrivando gli esami finali e quindi, yeah. Allora, da dove cominciamo con questo discorso? Cominciamo con questo discorso dalla mia bellissima crisi di marzo, dove io ho già postato un reel su Instagram al riguardo, ma ovviamente sapete i reel sono video di 1 minuto e mezzo, non è proprio la stessa cosa quando vuoi spiegare quello che è successo, però ci provo a farlo qui in modo più breve. E praticamente, per chi non lo sapesse, perché non l'ho detto effettivamente qui specificatamente su YouTube, lui, il mio compagno, mio marito, insomma, ha il cancro e è stato diagnosticato da novembre. Quindi lui è ormai da novembre che fa le chemio, è in chemio ed è stato un periodo veramente molto brutto. Don't worry, sta andando molto bene, i trattamenti stanno veramente funzionando, quindi sta andando molto bene. Però è stato un periodo molto difficile quello da novembre fino adesso, soprattutto i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, forse sono stati quelli più pesanti sia dal punto di vista suo di salute perché con le chemio non sai mai come il tuo corpo reagirà, sia dal punto di vista proprio mentale mio, perché io, se non avete visto i video precedenti, sto facendo due università allo stesso tempo e in più dovevo prendermi cura di lui, che non sempre era in forma, non sempre riusciva a fare le cose, tuttora non è sempre top shape. Quindi questo è stato veramente molto pesante, però allo stesso tempo non volevo, ma anche lui stesso mi ha detto non voleva che io mettessi in pausa le università perché ha detto: hai appena cominciato il dottorato, non voglio che tu metta in pausa l'università per questo. E la magistrale dovevo per forza finirla adesso, se no, insomma, c'erano troppi casini perché qua purtroppo ci sono delle cose ridicole con le università e il loro modo di funzionare. Quindi facevo due università e mi prendevo cura anche di lui, e oltre a questo, io ho anche un lavoro, ovviamente, perché purtroppo bisogna lavorare. Quindi ammetto che sono stati dei mesi molto difficili, non ho avuto grande aiuto, soprattutto dalla parte della sua famiglia, e quindi questo non ha sicuramente aiutato, non mi ha facilitato il compito. Quindi sono arrivata a marzo che ero veramente esausta, non
non ne potevo più, ero molto triste, non, niente aveva più senso, cioè andavo veramente avanti per inerzia, niente mi dava più soddisfazione, cioè riuscivo solo a pensare alle cose negative e io sono comunque stata in terapia 2 anni e per lavorare su questo aspetto della mia vita e comunque sono tornata in quel posto buio e non è stato facile per niente. Quindi a inizio marzo stavo per mollare il dottorato e non l'ho detto a nessuno, non ne ho parlato con nessuno se non con me stessa. Non l'ho scritto su Twitter, dove solitamente è il mio piccolo diario. Non ho fatto assolutamente nulla se non un discorso con me stessa, medesima. Perché appunto niente aveva più senso per me, ero veramente tornata in un posto molto buio della mia mente e ero veramente semplicemente esausta. E come ben sapete, quando comunque ti prendi cura di una persona malata, soprattutto una cosa come il cancro, la gente tende a concentrarsi su quello, quindi molto spesso le conversazioni erano come sta lui? Non era più come stai tu? Perché capisco benissimo che giustamente la gente si concentra sulla persona malata perché quella è la persona malata, sono loro che stanno soffrendo di più. Però prendersi cura di una persona malata, soprattutto del cancro, non è assolutamente facile. E quando avevo fatto il post su Instagram al riguardo qualche settimana fa, c'è stato veramente solo commenti e messaggi d'amore, tanta gente che ci è passata, tanta gente che capiva veramente la sensazione e tanti altri che magari sono stati loro malati e hanno capito effettivamente quanto magari chi si è preso cura di loro è stato messo in secondo piano. E quindi appunto non a inizio marzo semplicemente non vedevo più uno scopo, non trovavo più lo scopo di continuare questo dottorato e voi direte: ma potevi mollare la magistrale? No, perché per la magistrale manca veramente poco per avere la laurea. Il dottorato invece è proprio all'inizio del percorso ed è un percorso che durerà comunque un bel po'. E boh, semplicemente non mi andava più. E come ho detto, non ne ho parlato con nessuno perché quando fai l'università dopo i 30, a nessuno interessa più quello che tu fai della tua vita. Cioè, sei ancora all'università, we don't care. Cioè, la gente lavora, ha carriere, ha figli, mette su famiglie, Boromir, mette su famiglie, fa cose da adulti, mentre io, essendo all'università, improvvisamente a nessuno interessava più cosa stessi facendo. E sono sicura che la maggior parte dei miei amici non sa neanche cosa sto facendo, sanno solo che sto facendo il dottorato ed è molto triste realizzarlo perché capisci come qualsiasi cosa è inerente all'università, perché comunque il dottorato è molto diverso rispetto alle altre lauree, quando cerchi magari di parlare delle cose, anche della più stupida cosa, come non so, sto andando a fare una conferenza o ho scritto un paper che cacchio ne so, è stato preso per un giornale, queste cose qua. Non sono cose exciting per loro e quindi quando ho visto che a un certo punto la gente non mi chiedeva più niente al riguardo, ho smesso io da sola a parlarne di quello che facevo. Mi sembrava stupido gioire per dei bei voti, mi sembrava stupido voler parlare di un'idea che ho avuto per un paper geniale, e quindi ho iniziato a sentirmi veramente molto molto sola. Questa cosa non è stata nuova, l'ho sentita anche il primo trimestre del dottorato, perché comunque ho realizzato fin da subito che questo sarà un percorso molto solitario, perché a meno che tu non abbia qualcuno che è nella tua stessa situazione, sarà un percorso molto solitario, perché mentre quando fai l'università e siete più o meno all'età in cui la gente va all'università e magari state facendo la stessa università e sono gli stessi anni, eccetera, diventa una cosa del we all in this together e le difficoltà sono quelle e sono relatable e tutto quanto. Mentre quando la gente ormai è al lavoro, fa altro della vita e tu sei ancora all'università e fai anche comunque una laurea molto diversa dal resto, perché, ripeto, il dottorato rispetto alla magistrale e alla triennale è un percorso molto diverso, non è più relatable, la gente non interessa più, dice ok, sei all'università, ok, good for you, I guess. Cioè, nel senso, le uniche cose che mi vengono dette sono tipo, non so come tu faccia a quest'età essere ancora all'università, but good for you, e la conversazione finisce là, quindi sembra quasi anche inutile portare dentro la conversazione qualcosa inerente a questo, quindi tendi a sentirti molto alienato, tendi a sentirti veramente molto solo. E mentre il primo trimestre l'ho finito comunque
con grande gioia e yay, che bello! Finalmente dopo 3 anni sono entrata al dottorato, ho finito questo dottorato, il primo trimestre è stato duro, ma ce l'abbiamo fatta, yay! Poi è arrivata la diagnosi e questa gioia, diciamo, mi è sparita. Sono sicura che se non ci fosse stata la sua malattia l'avrei presa diversamente, però appunto a marzo io ero pronta, cioè avevo proprio. Ero lì con l'email nei draft dove avevo scritto che stavo per lasciare tutto. Poi ammetto che mi sono messa a pensare veramente bene, mi sono messa a dire, ma da qua a anche solo un anno, quando io penserò di aver fatto questa cosa, cosa penserò di me stessa, cosa penserà la me soprattutto di 3 anni fa che non vedeva l'ora di cominciare il dottorato, la me di 2 anni fa che si è vista rifiutare dappertutto. La me di un anno fa che si è vista rifiutare di nuovo dappertutto. E ho iniziato a sentirmi quasi responsabile per quella persona che sono sempre io, ma comunque mi sono sentita responsabile come se fosse un'altra persona e ho un po' la paura di deluderla. E quindi dopo averci riflettuto tanto, dopo averci pensato, dopo tante crisi di pianto, eccetera, ho deciso che, you know what, è una cosa che per me è molto importante. Se a nessuno interessa, se a nessuno interessa sapere cosa io faccio, va bene lo stesso. Cioè, me lo sono messa via che sarà un percorso molto solitario, me la sono messa via che sarà una cosa che dovrò fare da sola. Semplicemente mi piacerebbe che ogni tanto ci fosse un po' di incoraggiamento, che le persone, come dire, fossero aware del fatto che stai facendo l'università e stai facendo mille altre cose, perché non è che ho smesso di lavorare, non è che tipo sto facendo la bella vita, quindi sto solo studiando e sto leggendo i miei silly little books e questa è tutta la mia vita, no, perché purtroppo continuo a lavorare, continuo a far parte del corporate, continuo a essere relatable sulla parte lavorativa, ma non sono più relatable del fatto che sono ancora all'università. Se c'è una proprietà mia. Quindi, questo per dire che è molto difficile, secondo me, quando sei all'università a un'età in cui nessuno lo è più e gli altri fanno cose molto diverse rispetto a te, perché appunto non sai come portare questo nella conversazione, perché magari uno potrebbe anche dire: ah sì, ok, come sta andando l'università? The end, cioè questa è l'unica cosa. E quindi ti senti un po' quasi stoppata sull'inizio della conversazione, anche se vuoi dire qualcosa. L'altro giorno ho avuto una conferenza, che le conferenze in ambito accademico sono comunque molto importanti per fare comunque anche curriculum, per fare anche pratica, perché è una cosa molto utile per quando andrai magari a fare conferenze molto più fancy, molto più importanti. E avevo questa conferenza alla quale ci tenevo veramente, veramente tanto. E comunque ne parlo magari su Instagram, e la gente è tipo super carina perché ho mandato tanti dei miei paper, tante delle mie cose a persone che neanche mi conoscono, ma ho apprezzato molto il fatto che volessero leggere i miei paper, cioè mi ha fatto sentire un po' tipo, ok, grazie. Nonostante io non sia mai sicura dei miei paper, non sia mai felice di quello che ho scritto, però mi ha fatto molto felice, mi ha fatto sentire un po' meno sola, sapere che qualcuno che neanche mi conosce vuole sapere quello che sto facendo delle mie giornate, e che non sto semplicemente leggendo libri e grattandomi il sedere. E quindi avevo fatto questa conferenza alla quale ci tenevo veramente tanto, ne parlavo da tanto tempo e la buttavo lì nelle conversazioni, dicendo anche: mi potete vedere comunque online, non è che dovete per forza venire all'università, ma potete vedermi online. Quindi e non ha funzionato, cioè comunque c'è stata solo una mia amica che mi ha vista e lui, ovviamente, lui mi ha visto online, non è venuto per il semplice fatto che appunto la fatica è veramente tremenda e queste conferenze durano tutto il giorno, è terribile. Quindi ci sono rimasta molto male e questo è stato veramente un momento in cui ci sono rimasta veramente male. Ho detto wow, they really don't care. Cioè, quindi ci sono rimasta molto male dopo questa conferenza, nonostante la conferenza mi abbia dato molte soddisfazioni, però me la sono dovuta mettere via come al solito, ho dovuto riflettere un po' sulle cose, ho detto vabbè, le persone hanno altro da fare alle 5 di pomeriggio che guardare me fare un discorso su un argomento che magari a loro neanche interessa. Però questo appunto mi ha fatto pensare ancora di più a come, meno male che non ho lasciato l'università perché ero molto contenta dopo questa conferenza, non vedevo l'ora di parlarne, poi ho capito che non ho nessuno con cui parlarne e ho detto, you know what, that's okay,
Io sono felice, lo so io. L'ho detto a lui che mi ha vista, la mia amica che mi ha guardata dal mattino, nonostante non fossi io a parlare, ma si è guardata tutte le presentazioni prima che toccasse a me, proprio perché voleva essere presente. Questa cosa l'ho apprezzato molto, però ho realizzato appunto che a un certo punto te la devi mettere via, che appunto l'università dopo una certa età, non è niente di spettacolare, alla gente non interessa più, non è più parte della tua vita, non è parte di quel standard della società che la gente si aspetta da te. Si vede che non so fare i Get Ready With Me perché sono appena al blush e ho parlato 50.000 minuti. Spero che questo video non sia troppo lungo, mi dispiace molto se sto blatterando troppo. Questo per dire che se per caso siete anche voi a un processo simile dove siete all'università, in ritardo rispetto a quello che la società si aspetta da voi o altro, state facendo appunto un dottorato, che comunque il dottorato si fa comunque in età più avanzata, diciamolo così. Ovviamente io l'ho iniziato quasi ai 30 per il semplice fatto che no, quasi 30, ai 30 per il semplice fatto che appunto io non sono riuscita a entrare al dottorato subito, se no a quest'età l'avrei già finito. Però comunque anche quando sono tornata a fare la seconda magistrale, che avevo 28 anni, 28, quasi 29 mi sa, anche lì la gente era tipo: "What the fuck are you doing with your life?" Cioè, del tipo, cioè, che voglia di fare, che hai? E quello è, cioè, quello io voglio fare nella vita. Non voglio fare, ho capito che il corporate non fa per me, che il mondo lavoro, che il mondo delle aziende, queste cose qua, non fanno assolutamente per me. Appunto diventa che non sai più di cosa parlare, cioè, nel senso che come la gente parla del proprio lavoro, tu puoi parlare del tuo lavoro, ma non vuoi parlare del tuo lavoro. Almeno io personalmente non voglio parlare del mio lavoro, cioè, mi piace il mio lavoro, ma nel senso c'è un limite del quanto ne vorrei parlare. Oltretutto sono part-time, quindi non sono così tanto involved come lo sarei se fossi a un lavoro full-time. Quindi diventa difficile effettivamente parlare di una cosa che alla gente principalmente non interessa, perché anch'io potrei dire: "A me non interessa del vostro lavoro", ma io sono il genere di persona che a me interessa quello che i miei amici fanno, nel senso che anche se mi parli di un lavoro che io non conosco, che non so co di cosa stai parlando, comunque se c'è da lamentarsi, se c'è da dirmi cosa hai fatto, se c'è da dirmi cosa hai imparato, io sarò lì ad ascoltarti perché è una cosa importante per te, o è semplicemente importante per te lamentarti perché hai avuto una brutta giornata. E quindi e questa è un po' la cosa che mi fa male in questa in tutta questa storia, ma allo stesso tempo, come ho detto, l'ho accettato. La mia crisi di marzo è stata utile per questo, per capire effettivamente come comportarmi in futuro e come cercare di non rimanerci male per qualsiasi cosa avvenga dopo. Ok, ho fatto un eyeliner terribile, però tanto devo andare a chiudermi in un posto per studiare, quindi va bene lo stesso, non importa, non importa. E niente, voglio chiudere qua il video per dire che grazie se avete visto tutto il video, se siete arrivati fino a questo punto. E come ho detto, se siete nella stessa situazione, lasciatemi un commento, scrivetemi se avete voglia di parlare, assolutamente nessun problema perché capisco molto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!